Io non mi gioco la pensione, il titolo della seconda fase del progetto di prevenzione e sensibilizzazione sul gioco d'azzardo rivolto agli anziani a cura del Dipartimento delle Dipendenze della ULSS Ottoberica e Privato Sociale Cooperative, di cui fa parte anche l'associazione Papa Giovanni XXIII. Il fenomeno del gioco compulsivo, dalla dipendenza da gratta e vinci o da slot machine alle scommesse sportive e lotterie istantanee, è in continuo aumento negli ultimi 20 anni. Tanto che dal 2017 la cura del gioco patologico rientra nei LEA, i livelli essenziali di assistenza sanitaria, e il Piano Regionale 1 prevede attività di informazione e sensibilizzazione. Per molti anziani il gioco diventa non più un gioco. Attorno all'età di 60-65 anni, nel momento in cui ci si ritrova in pensione, ci si ritrova ad avere molto tempo libero e soprattutto delle attività da inventarsi per occupare il tempo. Si può inciampare nel gioco d'azzardo un po' per caso, con una piccola somma puntata a un gratta e vinci dopo un caffè al bar. Ma può subentrare la voglia di tornare, di puntare somme più alte, di recuperare i soldi che inevitabilmente si perdono e così via via la vita può cambiare. Il gioco può prendere piede nella vita dell'anziano e può prenderne il controllo. Ecco che allora sono i figli che spesso se ne accorgono, chiedono aiuto per primi, perché vedono i pensionati spesso fuori casa, senza motivo, senza qualche spiegazione specifica, movimenti bancari senza spiegazioni, è importante riconoscere il problema, non sottovalutarlo e chiedere aiuto e servizi.